Antonio e Gabriella, due giovanissimi ballerini internazionali. Ci raccontate la vostra storia. Allora, io sono Antonio, sono nato qui a Vibo Valentia nel 2007 e ora ho iniziato, non ora, avevo iniziato già da quando ero bambino, tipo dall'asilo, a fare la baby dance. Poi sono cresciuto con i miei maestri Gregorio Corella e Daria Suslova, che siamo poi cresciuti con loro, diciamo. E ora mi sono trovato che avevo il bisogno di trasferirmi per trovare una ballerina, e perché prima io ho ballato per 5 anni o 7 anni con una ballerina sempre di Vibo, di Vena di Jonadi per essere precisi. E ci siamo lasciati e ora ho trovato una ballerina lituana che si è trasferita proprio da pochissimo per ballare con me. Ora. Quindi io sono Gabriele. Non sono italiano, quindi tu mi aiuti per spiegare. Ho 15 anni, sono nata in Lituania. Ho iniziato a ballare quando avevo 5 anni. I miei insegnanti erano Migle e Jokubas Venskus. E poi stavo cercando un ballerino e ho trovato uno in Italia. Sono trasferita con mia mamma, sto facendo scuola, sto ballando anche qui, è così. Ha trasferito in pratica tutta la vita, da come lei viveva, è nata in Lituania, è cresciuta, e proprio per caso noi stavamo cercando tutte e due il ballerino. Noi l'abbiamo trovata su Facebook con i nostri maestri, l'abbiamo trovata su Facebook perché loro hanno fatto un post tipo cerchiamo ballerino, e anche io l'avevo fatto. Noi l'abbiamo trovata e subito abbiamo chiamato, subito abbiamo scritto qualcosa. La prima volta lei pensava che io ero tipo troppo basso per lei. E invece in realtà poi loro si sono ricreduti, sono scesi qua a Bologna, non a Vibo. E hanno visto che qualcosa andava bene, no? Sì. Che l'altezza era giusta, tutto andava bene. E quindi ci siamo messi in coppia subito dopo un mese. Abbiamo fatto la prova ad ottobre, subito a novembre ci siamo trasferiti. La vita proprio da come io vivevo a Vibo e da come lei viveva in Lituania, ci siamo trasferiti tutto, con la scuola, ballo, tutto tutto. Stiamo ballando per 10 mesi. 10 mesi. E lei ha imparato solo l'italiano in 6 mesi. Abbiamo fatto subito dopo 2 mesi una gara in cui abbiamo fatto un ottimo posto nella nostra categoria, che è Youth 16-18, abbiamo fatto un 5º posto, invece nell'Under 16 avevamo fatto 2º. Poi proseguendo abbiamo sempre migliorato di più e siamo arrivati all'ultima gara, che abbiamo fatto nel Dance Standard un 2º posto nelle Youth. E anche nella Youth Latini abbiamo fatto un 5º posto, una finale 5º posto. E abbiamo 10 balli Italian Open Championship, per essere precisi, a Cervi è stata l'ultima gara. E è andato per il meglio, diciamo, tutto è andato per il meglio. In passato io avevo partecipato in una gara molto importante, che sarebbe il mondiale 10 balli, che sarebbero 10 balli sarebbero sia standard, sia le danze standard che le danze latinoamericane insieme, diciamo. E ho fatto una bellissima finale, 5º posto nei mondiali. E io non facevo così gare, cioè non campionati come stessi campionati, sì. Però avevo fatto campionato lituano, si dice così. Ero in finale io. Ora noi ci stiamo preparando per una gara molto importante che si farà in Emilia Romagna, che sarà il World Games, che sarebbero delle Olimpiadi di danza sportiva. Parteciperemo proprio ora a settembre, e saranno l'8-9 settembre. E poi successivamente noi ci stiamo preparando anche per i mondiali, che faremo i mondiali in Austria e a Belgio.